Nuove assunzioni al comando della Polizia Municipale di Castellabate. Sei agenti che hanno maturato un lungo periodo di esperienza all'interno del comando hanno firmato un contratto a tempo indeterminato. Visibile emozione per i neoassunti che sabato 31 marzo sono entrati ufficialmente a far parte dell'organico del comando di Polizia Locale e che durante una cerimonia formale hanno prestato giuramento nella sala Don Felice Fierro di San Marco di Castellabate. E tirare fuori dal precariato questo mondo che deprime, questo mondo che blocca le aspirazioni, che blocca le possibilità, che blocca i sogni di intere generazioni, sei persone, è motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Sicuramente fiero e orgoglioso di aver potuto garantire la realizzazione di questo grande evento sia per la cittadinanza, sia per l'amministrazione comunale e sia per tutto il corpo. Sono passati degli anni e sono contentissimo di aver visto finalmente stabilizzati e assunti a tempo indeterminato. È una grossa soddisfazione per tutti e diciamo anche sul piano mio personale. Avete fatto emozionare un po' tutti qua in sala. L'emozione è stata forte perché il nostro iter, il nostro percorso per arrivare fino qui ad oggi è stato molto complicato e duro, come spesso capita quando si parla di precariato. Sono ancora adesso emozionato e credo che questa emozione me la porterò dentro per parecchio tempo. Il nostro impegno sarà costantemente rinnovato, come lo era già da 10 anni a questa parte, parlando per la mia esperienza. Per quello che posso dire, ci sarà un incentivo in più, che non sarà meramente economico, non sarà un fatto di stabilità, ma invece deriverà da una consapevolezza di essere maggiormente figli di questa terra. Era un sogno inseguito da tanti anni, quindi veramente la realizzazione di un sogno. Forse non mi emozionavo così dal giorno del matrimonio, al momento del giuramento il cuore era a mille. Sono orgogliosa di indossare questa divisa e finalmente coronare un sogno dopo circa un decennio. Perché è un sogno inseguito da tempo, con tanto sacrificio, sono voluti tanti anni per portare avanti questo percorso. Comunque sono contento, ringrazio tutti, l'amministrazione, il comandante, i miei colleghi, tutti quelli che hanno partecipato a questa realizzazione di questo grande evento di oggi. Portiamo dietro un'emozione che teniamo con noi da più o meno 16 anni, questo è il 16° anno che noi siamo al servizio di questa amministrazione e tutti quanti confidavamo con diciamo, una visione ottimistica in questa conclusione. Il servizio di questo territorio dove affondano le nostre radici, questo è un motivo di vanto e di grande orgoglio per ognuno di noi. Grazie. E come diceva Checco Zalone, il posto fisso.